Francesco Gioffrè, uno degli organizzatori, componente di Running Bagnara, siamo pronti? Sì, siamo pronti, qualche minuto, siamo pronti per partire per questa grande gara, una gara bellissima, oltretutto oggi la giornata è splendida e ci permette appunto di far apprezzare i nostri luoghi e tutte le nostre bellezze appunto nei posti dove noi viviamo. Siamo alla seconda edizione, abbiamo Running Bagnara ha raddoppiato gli iscritti. Abbiamo anche quasi triplicato gli iscritti e per noi questa è una grandissima soddisfazione e vuol dire che quello che noi facciamo lo facciamo con grande passione, con grande dedizione e appunto speriamo che sia una giornata splendida per tutti. C'è la collaborazione dei due comuni, le Proloco, le tante associazioni che vi stanno affiancando. Sì, sì, la collaborazione è stata totale, sia da parte dell'amministrazione, delle Proloco e anche degli operatori economici che hanno, come dire, subito sposato il progetto. Seconda edizione del Costa Viola Run, anche quest'anno la Proloco ha dato un contributo importante, la Proloco di Scilla. Sì, diciamo che la nostra idea è quella di unire quello che è il brand Costa Viola, quindi questa è un'iniziativa che noi puntiamo molto nella ripetizione e ogni anno cerchiamo di dare il nostro contributo. Come l'anno scorso l'abbiamo dato anche quest'anno, quindi è una cosa ottima che faremo per un percorso che sarà lo sviluppo del brand della Costa Viola. La Proloco di Scilla è relativamente giovane, è nata da qualche anno, ma sono tante le iniziative che ha già messo in cantiere e tante anche per l'estate 2018. Sì, abbiamo lavorato bene nel 2017 con una serie di eventi che hanno portato un buon indotto sul territorio e su questo bisogna lavorare e naturalmente anche per il 2018 abbiamo un programma che a breve presenteremo ai nuovi commissari che si sono insediati al Comune di Scilla per dar quel che merita a Scilla e alla Costa Viola. Ecco, si lavora tanto, ma di cosa ha bisogno la Costa Viola per decollare? In una parola sola, sinergia. La sinergia è importante perché se bisogna comunicare un brand unico bisogna essere insieme e fare le cose in sinergia. Quindi ognuno nel suo campo deve dare il suo contributo però con una sinergia tale che porti un'organizzazione, non dico perfetta ma quasi. C'è tanto fermento, c'è da dire, le associazioni si muovono sia su Bagnara sia su Scilla, non servirebbe forse un coordinamento, una qualche guida che un po' mettesse in fila ed insieme tutte queste iniziative? E noi stiamo lavorando proprio a questo, al coordinamento della Costa Viola che praticamente metterà insieme, cercherà di mettere insieme tutte quelle che sono le forze positive di questo territorio. Più di 300 i partecipanti qui a Scilla pronti per la partenza, ma il running, la corsa, le corse podistiche, insomma sono tante le iniziative in provincia di Reggio Calabria. Sì, il 4 novembre 2018 verrà organizzata la mezza maratona di Reggio Calabria, fatta da Dedica Sciuto con presidente Mario Sciuto, quindi sarà un bel avvenimento, sarà la settima edizione e sarà sicuramente molto partecipata come tutti gli anni, quindi vi auguro di essere presenti pure voi e di venire a farla perché è una bellissima manifestazione, sicuramente speriamo di avere il pubblico che c'è stato oggi e la partecipazione che c'è stata oggi e niente, quindi volevo salutare in più il nostro allenatore Pietro Gagliardi che non ha potuto partecipare per problemi in famiglia che speriamo che vengano superati il prima possibile, che sia con noi. Come affronta questa gara? Con un po' d'ansia, però sicuramente andrà bene, cercheremo di arrivare a Bagnara. Buona corsa. Grazie. Anche la neonata associazione commercianti di Bagnara Calabra sostiene questa iniziativa organizzata dal Running Bagnara.
Scilla Bagnara, nuovo evento, seconda tappa dell'evento di running che si va ad inserire in un progetto più ampio, che è quello di far ragionare insieme, pianificare insieme quelle che sono eventi e investimenti sulla Costa Viola. I numeri ci stanno dando ragione per questo evento a Running Bagnara, che quando si fanno le cose insieme si fanno bene, si cresce, si crea un'importante comunicazione del brand unico Costa Viola. L'anno scorso 150 iscritti, quest'anno come potete vedere 310 iscritti. Un grazie a Running Bagnara per l'impegno profuso, un grazie a tutti i commercianti che stanno sostenendo questa manifestazione. Che dire, la neonata Associazione Commercianti Bagnara sta dando un nuovo impulso a quelle che sono le necessità del momento economico di questi territori. E da qui a breve stiamo per partorire un nuovo brand, che è quello di Costa Viola 365, che vuole realizzare e realizzerà un calendario unico degli eventi della Costa Viola. Abbiamo tutto in Costa Viola, lo abbiamo scoperto da poco, ci sono persone che lavorano con noi che fino ad oggi sembravano essere quasi cieche, ma in realtà noi abbiamo tutto, abbiamo le risorse, abbiamo i posti letto, abbiamo le qualità professionali per poter competere con le altre location di Calabria e anche oltre. Diciamo un grazie ai media che hanno sterzato e stanno portando avanti le cose belle di questi territori, non solo della Costa Viola ma anche della Calabria tutta. Speriamo che anche questa manifestazione sia apprezzata non solo dagli addetti ai lavori, ma dagli albergatori, dai ristoratori, tutta gente che beneficia direttamente e indirettamente di un'organizzazione che ad maiora non solo per questo evento, ma anche per tutta una serie di eventi che abbiamo calendarizzato e che quanto prima potrete vedere sul sito Scilla 365 e Associazione Commercianti Bagnara. Costa Viola Run, Bagnara, una bella organizzazione, una bella giornata, l'Avis non poteva mancare. Certamente, il binomio sport-salute, l'Avis sicuramente è abbastanza presente già sul territorio e oggi una bellissima cornice, non poteva non essere accanto a Costa Viola Run, correndo insieme a Costa Viola Run per la vita, perché la promozione dei valori della salute e dei corretti stili di vita sta perfettamente a cuore all'Avis comunale di Bagnara. In questa giornata abbiamo predisposto uno stand informativo per la popolazione che è stato molto gradito e stamattina abbiamo constatato la grande sensibilità della popolazione verso i valori della solidarietà e della cultura della donazione del sangue. Anche perché d'altro canto c'è sempre bisogno. Certamente, oggi ancora più di ieri abbiamo un forte bisogno di sangue. L'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, attraverso l'attivazione del nuovo centro prelievi, ha bisogno costantemente della presenza e della donazione e l'Avis è sicuramente fra le associazioni quella in prima fila impegnata per far sì che non ci sia mai bisogno di sangue e che soprattutto si raggiunga l'autosufficienza, che è sicuramente fra gli obiettivi che ci siamo posti quest'anno. Anche la farmacia Valensisa alla Costa Viola Run qui a Bagnara Calabria. Sì, abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa
perché vogliamo dare il nostro apporto sulla prevenzione, soprattutto del diabete, che è praticamente una malattia oramai dilagante, soprattutto tra i giovani, è silente, soprattutto secondo gli ultimi sondaggi dell'OMS, che sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pare che sia aumentata notevolmente. Essendo questa una manifestazione appunto che riguarda soprattutto i giovani, abbiamo voluto essere presenti per fare della prevenzione, quindi con la misurazione della glicemia e della pressione, che sono due valori che vanno praticamente insieme solitamente. Il binomio perfetto, sport e salute. Assolutamente sì, lo sport e salute e tante appunto patologie possono essere in parte diciamo diminuite con una sana alimentazione e con lo sport, effettuando dello sport, praticando dello sport. Una bella giornata di sport, sport e salute, non può mancare anche la prevenzione. Sì, buongiorno a tutti, sono Francesco Marcellino. L'iniziativa ha avuto seguito attraverso un'associazione, Alba di Ceramida, che è stata la prima ad installare un defibrillatore, una postazione PAD, direttamente a servizio della cittadinanza di Ceramida. Dobbiamo ancora ricordarci che è un dato significativo, 70.000 morti l'anno per arresto cardiaco improvviso dovuto da aritmie cosiddette maligne. Cardioproteggere, avere l'installazione di defibrillatore e soprattutto informare e formare le persone all'uso del defibrillatore diventa ormai una cosa fondamentale per il benessere della cittadinanza. Quindi tutti dovrebbero avere ormai acquisito, almeno sentire cosa vuol dire BLSD e divulgare questa iniziativa in una giornata dedicata allo sport come questa. Secondo noi è stata molto fondamentale, quindi ringrazio a chi ci ha invitato e soprattutto complimenti per la manifestazione. L'Alba di Ceramida da qualche anno è impegnata anche nella cardioprotezione. Beh, questo mi fa piacere dirlo e poter dire che l'abbiamo anche fatto, perché effettivamente è la prima associazione, una delle prime, che ha cardioprotetto il paese e ha formato anche delle persone appunto per poter usufruire di questa bellissima diciamo situazione che il cardioprotettore BLSD. Anche i Lions qui a Bagnara Calabra per questa iniziativa di Costa Viola Rana, una gran bella giornata di sport, ma si punta anche sulla salute. Buongiorno, io sono il presidente dei Lions, Torre Ruggero, Bagnara Calabra. Abbiamo approfittato dell'occasione della giornata dei Lions Day per collegarci a questo momento particolare della città cardioprotetta. Vedete tanti giovani che partecipano a questa gara podistica e noi con i vari diciamo, interventi dei nostri medici e tutti gli amici che ci circondano abbiamo voluto dare una mano alla città di Bagnara e a tutto il territorio circostante per essere presente, perché il nostro scopo principale è quello di essere al servizio della cittadinanza. Lo facciamo in questa giornata, ma del resto lo facciamo ogni giorno sia singolarmente sia come collettivo dell'associazione. Alessandro Brancati, seconda partecipazione qui alla Costa Viola Run, seconda vittoria. Sì, oggi la giornata ci ha graziato, solo un po' di vento, percorso sempre bello, spettacolare. Sì, ho fatto un buon test, l'anno scorso la gara era di luglio, quindi era anche un po' più forse afosa, e invece oggi era tutto perfetto, è andato tutto alla grande, ho fatto una bella gara, sono contento per i prossimi impegni, la strada è quella giusta. Hai potuto anche gustare il panorama?
Sì, beh, fra Scilla e Bagnara non so quale sia la più bella, ma tutte e due sono belle sicuramente. E ogni volta è un piacere tornare, veramente. È un bello spettacolo per gli occhi e per l'anima. Prossimi impegni? 21 aprile farò cambiati regionali di corsa su pista, 10.000 metri, con la mia squadra, il gruppo podistico Parco Alpe Puane, che è una squadra toscana, e quindi questa gara di 10 km stava a pennello per testare un pochettino la condizione, e a quanto pare sto bene, quindi speriamo bene. La condizione è buona, grande impegno qui del Running Bagnara. Sì, questo club sono un gruppo anche di amici che corrono, io li conosco da un po' di tempo, infatti gli faccio i miei auguri, perché già quest'anno eravamo 200 iscritti in più. Sicuramente è una gara che merita di crescere, spero che se lo meritano, insomma, che questa gara cresca negli anni, e chissà, magari un giorno ci potrà anche essere il campione italiano 10 km su strada, perché no? Complimenti e auguri. Grazie a voi. Radio Amedeo ancora presente anche nella seconda edizione. Sì, sempre presenti anche nella seconda edizione, e naturalmente cercando di trasmettere a chi ci ascolta le emozioni che stiamo vivendo noi qua al presente, e tu Carmelo me lo puoi confermare, sono emozioni importanti, sono le emozioni che solo lo sport può dare, e quindi viva questa bella giornata di sport, viva la Running Bagnara. Presidente della Prologo di Bagnara, una bella manifestazione oggi, e la Prologo ancora per il secondo anno consecutivo sostiene questa iniziativa. Sì, iniziativa lodevole, ma non perché la sostengo io, ma perché quelli che l'hanno promossa sono persone effettivamente capaci e che amano la nostra città innanzitutto, e poi ovviamente questo tipo di sport che consente di un movimento particolare e che dà lustro anche a Bagnara. Abbiamo parlato stamattina con il presidente della Prologo di Scilla, abbiamo chiesto e facciamo anche al presidente della Prologo di Bagnara la stessa domanda: cosa manca alla Costa Viola per decollare dal punto di vista turistico, diciamo, definitivamente? Guarda, dal mio punto di vista non so che cosa ha detto il mio collega di Scilla, però io dico che non manca nulla, abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo l'accoglienza, abbiamo le iniziative, per cui se con una, diciamo, sterzata, con una botta di reni si potrebbe ottenere meglio e di più per dare a queste nostre città, a questo nostro territorio motivi anche di economia, che sono quelli sostanzialmente che mancano. Forse si diceva manca un coordinamento comune. Sì, potrebbe essere anche questo, ma però io non credo a questi coordinamenti. Io credo che tutti noi, dai cittadini alle istituzioni, a coloro i quali hanno un ruolo determinante di promozione del territorio, hanno l'obbligo di fare qualcosa, non dico più il dovere, ma l'obbligo di fare qualcosa, di dire, di promozionare il territorio così come lo stanno facendo questi amici che stanno organizzando questa iniziativa di oggi. Siamo con il vice sindaco di Bagnara Calabra, non può che esserci soddisfazione per una bella manifestazione riuscitissima sia dal punto di vista della competizione sia dal punto di vista della promozione del territorio. Ma io penso che questo è un momento importante, userei anche il termine un momento magico per Bagnara. Solamente una settimana fa ci sono state altre manifestazioni anche di carattere, diciamo, culturale, chiamiamolo così, oggi è di carattere sportivo.
ma quello che a me preme sottolineare è quanta sia viva questa città. Questa è un'altra bella, è una bella espressione, le associazioni tutte quante unite, insomma tutto un qualcosa che serve a valorizzare tutto quello che è il valore aggiunto di questa città, che sono tanti giovani che vogliono, per le varie espressioni e per i vari comparti, esaltare le proprie capacità e il proprio modo di essere anche bagnaresi nel contesto anche di questa manifestazione, che vede ben 350 partecipanti di tutta la Calabria, e poi in una cornice meravigliosa in questo tratto stupendo della Costa Viola Scilla Bagnara, che esalta sempre più quelli che sono i valori anche comuni, ecco, tra il mare, i mari e i monti, che sicuramente sono quelli da valorizzare e quelli che dovrebbero essere il traino poi a quella che è la nostra vocazione, che è quella turistica. Sì, una manifestazione riuscitissima, fortunatamente il tempo è stato anche dalla nostra parte, una bellissima giornata di sole, un mare splendido perché ha accolto i partecipanti di questa gara podistica, i ragazzi del Running Bagnara come sempre eccezionali nell'organizzazione dell'evento, si sono persino occupati della sicurezza stradale, hanno fatto tutto loro, a loro vanno i complimenti dell'amministrazione comunale e di me personalmente. Come delegata allo sport non c'è veramente grande soddisfazione, perché la cittadina di Bagnara si presta a questa iniziativa e tra l'altro poi è stata coinvolta anche Scilla, un'altra bella località. Ben vengano questi eventi, non fanno altro che aggregazione, promozione del territorio a livello, in tutti i suoi aspetti, gastronomico, paesaggistico, e ben vengano, ci sono circa 320 corridori che hanno la possibilità appunto di vedere una Bagnara in splendida forma. Sindaco, una gran bella manifestazione, sono più di 300 gli iscritti, non è solo una questione di competizione, ma tantissima gente che è arrivata da tutta la Calabria ha potuto ammirare le bellezze della Costa Viola. Certo, intanto grazie agli organizzatori, so che ci sono impegnati al massimo per la bella riuscita di questa iniziativa. È un'iniziativa importante, siamo alla seconda edizione, il Comune di Bagnara ha dato tutto il suo supporto, che poteva dare, tutta la logistica, il patrocinio. E vedendo, mi auguro che per gli anni a venire questa iniziativa si sviluppa ancora di più e porti più gente a Bagnara. Secondo me ci sono centinaia di persone qua a Bagnara, giustamente come dicevi tu, sono venute tutta la Calabria, e così almeno possono ammirare il paese di Bagnara. Gianmarco Iaria, che cura un po' le relazioni esterne per quanto riguarda il Running Bagnara, anche lui non può che essere soddisfatto. Sì, sì, assolutamente, una bellissima giornata di sport, come potete vedere a Bagnara. Bagnara, quando punta sulla cultura e sullo sport, vince sempre, vince a prescindere. Guardate qua, una piazza piena di atleti, piena di gente appassionata che è venuta ad assistere a una manifestazione sportiva. 300 atleti, 320 atleti circa, non ci sono stati disguidi, è andato tutto liscio come l'olio, un percorso impegnativo anche a livello tecnico, tanti ci hanno rimesso tra virgolette il fiato sulla salita Florio, che è, diciamo, il punto più duro del percorso della statale fra Scilla e Bagnara, e adesso stanno per iniziare le premiazioni agli assoluti e alle varie categorie, i primi arrivati di tutte le categorie. Bagnara Calabra, Scilla Bagnara e moltissimi partecipanti sia da Cosenza che da Tropea. Certo, da Tropea oltre a me ci sono anche altri ragazzi che sono venuti felici di correre qui a Bagnara, anche perché lo scenario è incantevole, la Costa Viola è uno stimolo
è un piacere veramente sia per la vista che per il percorso, perché diciamo è molto tecnico, ci sono sia salite che discese, quindi consentono di fare delle belle diciamo prestazioni, e poi soprattutto ci danno anche la possibilità di rilassarci durante la discesa. È un'ottima esperienza da ripetere, io è già la seconda volta che la faccio e sono molto contento. Complimenti all'organizzazione. Anche da Cosenza, allora, qui a Bagnara Calabra. Anche da Cosenza siamo veramente, come dire, contentissimi, perché è una gara splendida, bellissima, e c'è un panorama che fa invidia al mondo intero, e noi calabresi, cosentini, tutti insieme, regini, dobbiamo essere orgogliosi della Costa Viola, fiduciosi in quello che la Calabria ci offre. E qua di nuovo, grazie. A parte la competizione, veramente vi portate nel cuore questo scenario meraviglioso. Sì, ci portiamo nel cuore questo scenario che poi del resto conosciamo già da quando siamo nati, perché noi siamo sempre veniamo sempre anche qui in vacanza. Grazie di nuovo. Sono orgoglioso di avervi ascoltato, ovviamente. E il nostro territorio è un territorio intanto umano e pieno di ricchezze naturali e, se vogliamo, anche culturali. Quindi benvengono queste iniziative per dare un lustro al nostro territorio. Benissimo, bene. E siamo orgogliosi di essere calabresi. E di quello che abbiamo, il Padre Eterno ci ha dato, veramente dobbiamo essere orgogliosi. Grazie e buona giornata a tutti. Io sono contentissimo, se mi posso permettere, questo posto è molto bello, è da visitare anche diciamo al di là della Costa Viola Run in tempi normali, e non dimentichiamo che è molto bello anche da visitare via mare, perché c'è un bel porto, è molto vicino alla città, ha un ristorante vicino al porto, è molto ben organizzato, quindi diciamo oltre che venire di corsa, oltre che venire con la macchina, veniamo anche con la barca, perché è molto bello. Quanto dire, il signore che ha partecipato, nonché nostro ormai concittadino, è di Tropea, quindi la pubblicità che ha fatto a Bagnara è veramente, vale il doppio. Potremmo fare questo gemellaggio alla fine, dai. Certo, sarebbe una cosa bella, anche se Tropea a Bagnara è un po' troppo lontano da correre a piedi. Allora, da Catanzaro per partecipare alla Costa Viola Run, una bella esperienza, la prima volta? No, è la seconda, diciamo che abbiamo onorato già l'anno scorso che era la prima edizione. Siamo stati i primi a sponsorizzarlo l'anno scorso, devo dire la verità. Avete fatto la competitiva, ma con un panorama bellissimo. Assolutamente sì, è lo spirito diciamo che ci spinge qua, proprio la Costa Viola, un panorama bellissimo. Risultato? E aspettiamo le classifiche, vediamo. Non abbiamo grosse velleità, però ci difendiamo. La vostra è un'attività agonistica sì, ma state assieme, insomma, divertimento. Assolutamente sì, ci lega innanzitutto il mangiare insieme, ce n'è uno che è tra i migliori organizzatori di ristoranti, poi tutto il resto, diciamo che corriamo per stare bene. Quindi la correte per poi arrivare alla forchetta. Sì, ma non ci dispiace nemmeno il risultato, dobbiamo dire la verità, siamo anche agonisti. Sì, vabbè, ma è importante questo, perché anche attraverso queste manifestazioni si promoziona il territorio. Sì, assolutamente sì, noi siamo proprio, la nostra politica è questa, andiamo alle gare proprio per promuovere il territorio. Porterete con voi insomma questo mare, questo lungomare tra Scilla e Bagnara meraviglioso. Assolutamente sì, e soprattutto rimarremo qui a mangiare tutti quanti, quindi anche l'indotto va bene per voi insomma. Complimenti insomma anche al Running Bagnara, che ha organizzato una manifestazione del genere, e una struttura nata di recente ma che già si è data tanto da fare. No, sono bravi, due o tre, tra le altre cose è una vita che gareggiano e sanno come si organizzano le gare, li conosco, sono gente in gamba. Bene, complimenti, ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci all'anno prossimo. Di persone comuni. Presidente, allora grande successo per questa manifestazione. Sì, grande successo, siamo alla seconda edizione, tantissime persone. E quest'anno abbiamo quasi triplicato il numero degli atleti che sono venuti qui a Bagnara, e quindi è un grandissimo successo, poiché abbiamo portato tutta la Calabria che corre, tutte le società calabresi di podismo a Bagnara Calabra. Dobbiamo ringraziare tutta la cittadina e tutti quelli che ci hanno dato una mano, partendo da tutto il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, tutta la cittadinanza, tutti coloro che si sono impegnati affinché la manifestazione fosse portata a termine, e poi anche ringraziamo anche tutti quelli che gratuitamente ci hanno aiutato in questa grande
grande manifestazione. Speriamo che l'anno prossimo possiamo continuare questa strada già intrapresa. Obiettivo raggiunto allora, sia per quanto riguarda la gara competitiva Scilla Bagnara, anche per quanto riguarda il circuito cittadino. Sì, sì, anche il circuito cittadino è stato un successo, abbiamo visto cimentarsi tantissime persone per questi 3,5 km e girare per le vie del nostro paese, e inoltre poi c'è stata questa non competitiva che è partita da Scilla, che abbiamo seguito tutti in modo appassionato, e qui all'arrivo tantissima gente ad aspettare, è stata una bellissima manifestazione. Ha vinto di nuovo Brancato, l'atleta che ha già vinto l'anno scorso, però quest'anno avevamo altri atleti forti che a seguito sono arrivati, Barbuscio alla seconda posizione, e poi abbiamo avuto in quarta posizione abbiamo avuto un atleta bagnarese, Caratozzolo Alberto, soddisfazione per Bagnara, e poi tutto anche a seguire sono arrivati anche gli atleti del Running Bagnara che hanno fatto una grande gara. Quindi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Running Bagnara è una società che è nata da qualche anno ma che è molto attiva in questo settore. Sì, stiamo cercando sempre di migliorarci, di portare sempre il podismo in giro per la Calabria e anche la nostra società, e quindi il paese di Bagnara Calabra. Speriamo che in futuro possiamo anche portare qualche altra amministrazione più importante, poiché questo posto, sia Bagnara, merita veramente una manifestazione di grande livello, visto anche l'aiuto che tutta la cittadinanza ci ha dato. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, adesso vediamo un attimino, ci riposiamo e poi pensiamo al da farsi. Speriamo, diciamo, un altro appuntamento importante con un altro grande successo. Visto il numero dei partecipanti, che si parlava stamane essere un record regionale, 322, siamo all'inizio della stagione agonistica di queste 15 prove del campionato di società, quindi, come diceva il sindaco, a Bagnara questa mattina è stata invasa da atleti, simpatizzanti, amici dell'atletica e non. Quindi questo ci inorgoglisce, perché evidentemente il comitato regionale ha fatto una scelta ben appropriata per l'organizzazione di questi eventi. È una sicurezza, ormai il Running Bagnara è una sicurezza, e quindi noi siamo molto contenti, e sicuramente Bagnara diventerà un punto di riferimento nella stagione su strada del 2018. Detto questo, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio gli organizzatori, ai quali rivolgo il mio complimento, e anche a nome di tutto il comitato regionale. Speriamo di rivederci il prossimo anno, tanti auguri a tutti, vincitori e non, tanti auguri e buona continuazione 2018.